2023. Abbiamo così perlustrato i quartieri di Lugano questa settimana e chiudiamo da Villa Luganese. Dell'ospite qui in studio non vi voglio dire ancora nulla, intanto però scopriamo dove a Villa Luganese sono finiti Davide Riva e Cristian Frapolli. Ma guarda cosa vi abbiamo preparato per oggi, un tramonto caramellato per concludere al meglio questa settimana con tanto di Monte Tamaro alle spalle, proprio per omaggiare anche l'ospite che fra poco entrerà in studio. Però ricordiamoci che con noi c'è una valigia, Kiki, che appartiene a una modella o a un modello. Siamo arrivati da Comano a piedi solo per portarvela, 5 oggetti, 3 già indovinati, specchietto, agenda e profumo. Ne mancano 2, chi indovina un quarto si porta a casa 50 franchi per un'entrata allo Splash & Spa di Rivera. Chi è bravo a indovinarli tutti e 5 invece va in vacanza, perché? Perché può vincere un buono viaggio che può arrivare fino a 2000 franchi offerto dalla Cuoni, naturalmente dall'ARSI. Ma per giocare due modi, uno raggiungerci qua, non abbiamo detto dove siamo. Siamo al Grotto Monte Creda, sopra Villa Luganese. L'alternativa è chiamare un numero, lo 0848 16 03 16 16 18. Non penso che non sbagliavo più. C'è un altro numero che bisogna ricordarsi, lo 079 820 16 18, che è il nostro contatto di WhatsApp nel caso aveste voglia di condividere dei ricordi magari di Villa Luganese. Dunque, dicevamo, il nostro ospite, lui si definisce un artigiano della musica, un luganese vero. Ci racconterà del suo cane Carlotta, del suo ottimo orecchio musicale e naturalmente di Villa Luganese, ma abbiamo deciso di presentarvelo così. Che mai lascerei. E allora è con noi Ciro Annovazzi. Rette il tamaro tu sei, la 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 la, l'unico luogo che il cuor mio darei. Ma grande! È proprio lui, l'autore, il compositore, la mente geniale dietro a questo brano che insomma ci fa compagnia dalla prima settimana di questa nuova stagione di Siamo Fuori. Benvenuto Ciro. Grazie Charlie, buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito. Tu dove sei nato? Perché noi ti abbiamo invitato perché risiedi in Villa Luganese. In Villa Luganese. Ma dobbiamo fare un passo indietro. Indietro, sono nato a Sorengo il 28 settembre del 1964, ahimè. E ho fatto l'infanzia, la mia prima parte di infanzia a Besso, in via Cortivallo, in faccia all'ex seminario, oggi conservatorio della Svizzera. Ma vuoi dire che magari magari quel luogo ti ha poi portato anche fortuna. La tua famiglia invece com'era composta? A Besso con chi vivevi? Allora, a Besso vivevo con mia mamma Miranda, che saluto, c'è ancora, mio papà e mia sorella Monica, mio papà Sandro e mia sorella Monica, che purtroppo loro non ci sono più, però okay. Mi portano il cuore. Avremo anche delle belle fotografie che mostriamo naturalmente e che hai voluto condividere con il nostro con pubblico. Piacere. Allora, intanto le scuole a Besso? Scuola a Besso, asilo a Besso, scuole elementari a Besso. Ginnasio è stato un po' più, ho fatto Savosa, Canobbio e poi infine all'Elvetico dai preti, perché dovevano stringermi un pochettino. Ah sì? Ne parliamo dopo. Eccola qua, la foto sorella qui. Monica. Esatto, e questo c'è scritto nonno Pini, in realtà scopriremo che si tratta del tuo bisnonno. Sì, mio bisnonno, non ho avuto nonni e lui ha preso la figura del nonno, quindi lei continua. Io l'ho sempre chiamato nonno Ping e è rimasto nonno Ping. E quello è Ciro. E lì sono io. Beh, qualche anno fa diciamo. E lì qualche anno fa, un qualche chilo fa soprattutto. Vabbè, quello dai, non importa. Ciro, che cosa sognava di fare da grande? Ma a parte la prima parte che è sempre l'astronauta, il pompiere o... Ho iniziato subito ad avere una passione per la musica già da piccolo, già mi dicevano che anche nella culla per farmi star tranquillo bastava mettere un po' di musica. E quindi mi divertivo anche a fare il direttore d'orchestra, quindi la mia idea era quella di diventare, cioè, da bambino si mettevo sui dischi e con una matita in mano dirigevo questa orchestra. Ma dai, tipo virtuale, tipo una PlayStation dei miei anni. Ma pensa. Invece importantissima è stata la figura di tuo zio Carlo, il fratello di tuo papà. Esatto. Perché? Zio Carlo è un pianista e suona molto bene Chopin.
e abitavo al piano di sotto, praticamente la mia cameretta era sotto il pianoforte, lui era al piano di sopra e faceva questi studi di Chopin e io vedevo filtrare questa musica dal soffitto e lì probabilmente anche lì ha cominciato a prendere un attimino questo piacere della musica. E quindi hai iniziato anche a suonarlo? Ho iniziato, sì, il Gesù Bambino mi ha portato la prima tastiera. La famosa tastiera Bontempi, che penso che hanno avuto tutti quelli della mia età. E lì ho cominciato a fare un qualche accordino e poi la passione è andata avanti e mi ha portato poi a sviluppare tutto quello che sono adesso. Allora, quello che sei adesso lo raccontiamo anche perché c'è stata una parentesi. Diciamo che tu da ragazzino tutti i sabati frequentavi un'accademia a Curio, non era ancora il conservatorio della Svizzera Italiana, ma era Accademia della Svizzera Italiana, e si andava il sabato mattina a Curio e fino alla sera si studiava storia della musica, solfeggio, armonia, di bravissimi professori, e in più c'era lo strumento, quello in settimana. E tu ti allenavi a casa? Cioè e poi mi allenavo a casa, studiavo e sì, ho cercato di... L'idea era quella proprio di continuare la strada di Musicista, un maestro di musica, ecco, forse musicista era un po'... Ed è proprio lì che si sono accorti che tu hai non solo un ottimo orecchio, ma anche un'ottima manualità. E quindi all'Accademia che cosa ti consiglia? All'Accademia mi dicono, ma guarda, tu hai veramente delle capacità, hai un udito molto, molto bello, delle capacità nel trovare gli intervalli, cose di musica, forse potresti intraprendere la strada di accordatore e costruttore di pianoforti. Wow! Era una cosa nuova, sì, ho conosciuto il mio accordatore che veniva a casa a cordare, però l'idea di fare l'accordatore non ti era mai balenata assolutamente. Ok, dov'è la scuola di accordatori? Cioè, eventualmente, dov'è che uno... L'accordatore, quando ci siamo informati, purtroppo c'era solo o a Zurigo o a Losanna. E quindi si trattava di andare o in Svizzera francese o nella Svizzera tedesca. Ho optato per Zurigo. Ecco, e tutto quello che è successo a Zurigo lo raccontiamo dopo, perché adesso ce ne andiamo a Villa Luganese da Davide e da Christian. Abbiamo lasciato Ciro Annovazzi a Zurigo. Allora, dal Ticino uno va per intraprendere una professione, però la lingua non è proprio, diciamo che il tedesco per un ticinese è un po' ostico. È ostico, effettivamente nelle scuole sì, l'ho imparato, però non era sufficiente per poter studiare. Quindi ho fatto ancora una piccola pausa di 7-8 mesi, solo in tedesco intensivo e pianoforte. Ho avuto la fortuna, questo a Sevelen, vicino a Bux, nel Canton San Gallo, perché nel frattempo anche i miei genitori, mio papà è andato a lavorare nel Liechtenstein, quindi anche lì si sono combinate determinate situazioni e quindi non avevo i genitori che vivevano a Sevelen, avevamo sempre la casa a Lugano, e io poi ho preso un appartamentino a San Gallo per studiare. Okay. E lì ho cominciato a girare come una trottola per tutto il San Gallo, se vuoi, San Gallo. Quindi così facevi lavoretti, eccetera, finché poi accedi alla scuola per accordatori. Esatto, poi ho iniziato la scuola e lì sono 4 anni dove impari il mestiere. Com'è questa scuola? Che mestiere è? Così magari qualcuno si interessa. È un mestiere fantastico, è un mestiere ancora, se vuoi, antico, fatto di manualità verso il legno, verso le stoffe, verso il ferro. C'è la musica, chiaramente, che ha una grandissima importanza. Però chiaramente è un mestiere che va imparato con l'esperienza, quindi non... Quando è che diventi accordatore? Accordatore lo diventi, inizi a accordare un attimino dopo 2 anni almeno. 2 anni di scuola? I primi 2 anni di apprendistato e scuola, perché poi lavori, fai un giorno alla settimana a scuola, il resto dei 4 giorni lo lavori in un laboratorio. E lì inizi proprio a accordare magari in negozio, a guardare in laboratorio, piani vecchi, una qualche corda che si rompe, qualcosa. E adagio adagio arrivi a avere una certa manualità, dimestichezza, che ti permette di cominciare a uscire a fare una qualche accordatura, magari in garanzia, da non subito concerti, però lì ci vuole proprio una bella esperienza, devi farne tanti finché riesci proprio. Beh, un po' come in tutte le professioni. Come tutte le professioni, certo. Chiaramente. Le caratteristiche dell'accordatore? L'orecchio. L'orecchio, la passione per la musica, una certa manualità per mettere a posto e basta, e voglia di fare. Senti, poi mi hai raccontato di giorni passati a Bien durante la scuola, che cosa succedeva lì? C'era ancora ai tempi, adesso non c'è più ai tempi, c'era ancora una fabbrica di pianoforti svizzera, forse l'ultima,
era la Burger Jacobi, e un mese all'anno per i 4 anni si andava in questa fabbrica, si viveva bien per un mese e lì si costruiva proprio in pianoforte da zero. Il primo anno, nel primo mese, abbiamo fatto il legno, la scelta del legno, di come andava tagliato, poi l'assemblamento, poi le corde, poi le stoffe, i martelletti, fino a quando si può dire che in questi quattro mesi fatti. Quindi tu hai costruito? Io ho costruito un pianoforte da zero. E poi che fine ha fatto quel pianoforte? Sarà stato, l'avranno venduto, probabilmente sarà in giro in una qualche casa e qualcuno starà ancora facendo il... Starà suonando, lo speriamo almeno. Senti, allora ottieni l'attestato federale di capacità, torni in Ticino perché la scuola reclute chiama. Fatta. E poi che cosa succede dopo? Allora, tornando in Ticino, io avevo già un'idea di tornare in Ticino. Sì, mi piaceva la Svizzera interna, però l'idea di tornare in Ticino e fare la mia... Capiamo. Eseguire, fare la mia professione proprio in Ticino era la mia idea. E dopo la scuola reclute sanitaria, perché non potevo sparare con cannoni e cose di questo tipo, ho iniziato con un po' musica. Mi sono proposto, hanno accettato la mia candidatura e quindi io ho iniziato come accordatore di pianoforti e allo stesso tempo venditore poi nell'esposizione di pianoforti che avevano in via Canova al primo piano, che era un negozio stupendo, bellissimo era. E lì tu stai per un periodo finché decidi di metterti in proprio, no? Esatto, poi l'idea di mettermi in proprio, di fare la mia professione per conto mio è venuta fuori sempre di più e ho iniziato, ho fatto il salto, ho detto comincio a fare l'accordatore. Quanti accordatori ci sono in Ticino, così per avere... Saremo forse in 5. Si lavora? Si lavora. È un bel lavoro. C'è il mercato. Però è che l'altra parte della tua vita è dedicata alla musica, all'intrattenimento, perché tu quello non l'hai accantonato. Non l'ho accantonato, effettivamente c'è sempre una parte che è quella di musicista, sì, ma intrattenitore più che altro. Mi piace... Dai, il tuo repertorio... Guardati qua, questo è proprio... Ma sempre col cappello? E quando sono lì, sempre. Sì. Quando sono al Tamaro, quasi sempre. Ok. Sul tuo repertorio torneremo più tardi. Intanto ce ne torniamo anche a Villa Luganese. Che bel momento! Oggi il filo conduttore della puntata è senz'altro la musica, ma vorrei leggerti un messaggio che è arrivato. Per fortuna l'ho letto prima perché mi stavo emozionando io. Allora, ci scrive Caco, mio cugino, e dice: che emozione, vivo a Ginevra da ormai 30 anni e vedere ora queste immagini di villa, il mio cugino Ciro e la foto del nonno Pin con Ciro e Monica mi strapazza il cuore. Ricordo ancora la scala che dall'osteria del nonno mi portava in quella misteriosa cantina dove avevo il diritto di prendere una gazzosa al mandarino e le domeniche al ronco. Adoravo. Ciao Charlie, ciao Ciro. Ciao, grazie per questo bel messaggio. Allora, eravamo rimasti alla tua vita da intrattenitore, da one man show, sì. Qual è il tuo repertorio? Il mio repertorio è vasto, ho fatto una gavetta iniziando con canzoni popolari tipo quella che abbiamo sentito, quella è una di quelle che va per la maggiore. Ok. E poi adagio adagio ho preparato altri brani, ho cominciato a creare una playlist e sono arrivato a fare un po' di tutto adesso, dal rock al jazz al Bublé, Sinatra. Va bene. Da Bublé alla Verzaschina, tutto è buono. Ok, allora lo diciamo perché stanno scorrendo le immagini di te al Monte Tamaro, perché è vero che tu sei accordatore, ma d'estate, ed è lì che ti abbiamo scoperto, d'estate tu ti esibisci proprio sul Monte Tamaro. Esatto, ho avuto la fortuna di conoscere la famiglia Cattaneo, Diana, e ho iniziato a suonare al Monte Tamaro e lì mi è piaciuto subito. Sai, ogni musicista ha il suo angolino, c'è chi preferisce il locale jazz scuro, c'è chi preferisce la festa campestre. Io ho trovato il mio habitat al Monte Tamaro. Beh, è un posto solare, bello. È fantastico, veramente. E quindi tu intrattieni tutti i turisti che magari nella stagione estiva... La domenica, almeno nei mesi normali, a parte agosto, la domenica... Se vieni al Monte Tamaro mi vedrai dalle 11:30 alle 5:30, 4:30 a dipendenza della chiusura, mi vedrai suonare il pianoforte e, sì? e cantare le canzoni. Sappiamo dove andare quest'estate. E poi dal Tamaro tu d'estate scendi e scendendo tu vedi... Poi dalla cabina scendo, vedo i Denti della Vecchia, vedo casa. Io sono amante dei Denti della Vecchia, poi ne parleremo magari dopo. Sì. E vedo casa, quando vedo i Denti della Vecchia dico ecco, sto arrivando a Villa Luganese. Questo legame con il paese non l'abbiamo ancora raccontato e qui torna
il nonno, anzi il bisnonno. Allora, racconta. Bisnonno era nonno Ping era una macchietta del paese, era veramente una persona simpaticissima, fatto da nonno praticamente, perché non avendo altre figure. Certo. E lui che, e me lo ricordo sempre, forse la fotografia più bella è vederlo lì al camino, era una casa vecchia, era un'osteria. A Villa Luganese, il camino, sai quando ci sono le panchine vicino ai camini vecchi? Sì, sì, sì. E lui era con la testa sul bracciolo di legno e i piedi sul muro e passava le sue giornate di relax, perché aveva già una certa età, le passava con queste gambe, con i piedi sul muro e la testa sul bracciolo. Ma lui non è nato a Villa Luganese. Lui era bergamasco. È arrivato, e a un certo punto è arrivato in Ticino, come mai? È arrivato in Ticino, probabilmente, sai, all'inizio del Novecento erano poveri, cercavano probabilmente una vita migliore. Erano quattro fratelli e si sono trasferiti, sono arrivati a Villa Luganese. Ok, dove poi ha conosciuto la mia bisnonna, che io purtroppo non ho conosciuto. Si sono sposati, hanno avuto quattro figlie, tra le quali una mia nonna. Sì. E ha iniziato la vita lì, a Villa Luganese. Penso che abbiamo anche l'immagine, una fotografia della nonna, cioè dei tuoi bisnonni. Eccoli. Guarda qua. Questa qui è una vecchissima. Li hai tenuti tu? Le ho tenute, le ho trovate, mi sono capitate sotto mano e ho detto queste vanno tenute perché assolutamente sono storia. Vedi, è nato nel 1883, la nonna all'87. Mamma mia. 1883. Fa impressione. Senti, ma mi hai raccontato che Villa Luganese ai tempi era anche un po' soprannominata la piccola Parigi. Perché? Chiamavano la piccola Parigi perché hanno sempre fatto musica e hanno sempre ballato. Quindi pare che arrivassero da Lugano, da Pregassona, da Cadro, da Sonvico, da Davesco, al sabato sera o al venerdì sera per ballare a Villa Luganese. Non so per il motivo, forse perché c'erano più ragazze per poter fare i ballerini, perché una volta sai il valzer e così. Certo. Presumo che sia. Magari, e poi c'era musica dappertutto. Sai cosa? Magari qualcuno lo sa proprio. Forse Latos potrebbe saperlo. Ma vediamo. Intanto torniamo a Villa. Davide, non esagerare. Vedi che loro hanno entusiasmo, non come la Charlie che ogni volta. No, beh, che noi ce l'abbiamo davvero qua, uno che canta bene, devono prendere te, scusa, non ho capito. Vabbè, in ogni caso, in questa lunga carriera di accordatore di pianoforti, dai, raccontaci qualche episodio, qualche avventura l'avrai vissuta, tipo quella al Moonstar. Ecco, il Moonstar è stato un bel passaggio della mia professione, perché mi ha dato la possibilità di conoscere, di lavorare per artisti internazionali, Stevie Wonder, Elton John, Bob Dylan, e quindi è un qualcosa di... Cioè, mica pizza e fighi, mica, esatto. Senti, ma è vero che Elton John, com'era? Intanto Elton vediamo, John, qua John Legend. Sì. Elton John era particolare perché ho dovuto accordare il pianoforte, ho schiacciato gli 88 tasti per 2 ore e al momento di provare il pianoforte è arrivato il suo manager o segretario. Mi ha detto please no play, non potevo suonare il suo pianoforte. Cioè, non ti ha fatto suonare? L'ho accordato ma non potevo assolutamente suonarlo. No. Le stranezze delle star. E sono i vezzi delle star. Senti, un'altra cosa degna di nota come accordatore è stato l'incontro con tua moglie. Con mia moglie sì, sono andato a accordare un pianoforte in un hotel a Milano, era l'hotel Villaggio Laca ai tempi, non c'è più adesso, ero lì a accordare il mio pianoforte e dietro il bancone c'era questa splendida ragazza, è arrivata, mi dice: oh maestro, come maestro. Suona bene, maestro, come Burca. Suona bene, ho detto signorina posso invitarla a cena e da lì è partito la... Qui Bob Dylan anche, Bob Dylan vediamo. Anche Bob Dylan, sì. Senti, quindi, un po' tutto, no? Diciamo che il pianoforte è stato sempre proprio presente nella tua vita. C'è sempre, in qualsiasi passo che faccio, c'è sempre un po' di musica, il pianoforte, uno strumento. È sempre stato il trade union della mia vita fino adesso. Senti, invece di Villa Luganese mi dicevi che tu ti sei perso un po' il 50% di quella che è la vita di una comunità, perché non avendo figli ti perdi tutte le varie riunioni, le mamme, il papà, le discussioni, i figli, li mandiamo a scuola, li portiamo. Cosa lì purtroppo non l'ho avuta, quindi non... Però c'è Carlotta nella tua vita. Però è un chihuahua.
un chihuahua che si chiama come me. Sa che non si può socializzare più di quel tanto, anzi devo portarla quando è già un po' scuro che non c'è in giro nessuno. Ma perché? Morde tutto quello che vede. Ma non è vero. Vabbè, ma è grande è così. È tipico chihuahua che parte già con l'attacco. Lo scherzano su al grotto, credo, ogni tanto lo aizzano apposta per "Ma ciao Carlotta". È vero? Ma vuoi dire che nel nome magari ci magari sia qualcosa? Non lo so. Fatemi salutare anche il nostro bel produttore che è lì, che oggi non ti ho ancora addirittura salutato. Bello, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Buon pomeriggio. Senti, non mi metto a cantare per ovvi motivi. No, anche perché siamo felici oggi della presenza volevi del nostro dirmi ospite. Molto? No, volevo sapere come procedere, perché io avrei ancora tante cose da chiedere al nostro... Ma credo che possiamo uscire, vedo che Davide Riva fa sì con la testa. Davide Riva, fai sì con la testa? Sì, lo vediamo. Sì, sì, che faccio pronto. Sì con la testa, perché ho una sorpresa per voi. Io volevo farvi vedere il gioiello di Villa Luganese. Vieni Marco, vieni a vederlo da vicino, perché guardalo là, il vero gioiello è Nicolò, che ha 6 mesi. Guarda, ciao meraviglia. Ed è il papà di utilizzato, è uguale. Mamma mia, davvero in piccolo, troppo è arrivata. Aspetta, ti rubo solo il microfono un secondo. Non puoi nessuno. Beh, cosa possiamo dire? Ma ciao, che meraviglia, tu chi sei? Chi è? È Arnica. Arnica, sì. Che quindi toglie anche l'infiammazione. È la vice regina capra. La vice regina capra, perché c'è una regina capra che è? Non può, non vuole impegnata, apparire, regina. Non vuole apparire in televisione. È timida. Sì. E lei, e quindi è la vice regina? Vice regina, sì. Che bella. E che cosa fa solitamente nella giornata? Bruca. Quindi Arnica, noi facciamo un grande saluto, ti dedichiamo anche gli ultimi secondi con la musica in sottofondo. Glielo mandi un bacio a Charlie, proprio non ti interessa sì, neanche un po'. Guarda là, saluta la Charlie a modo tuo. Ciao. Va bene, che vi devo dire, siamo fuori, insomma, il titolo del programma la dice lunga. Ciro, grazie a voi, è stato un piacere. Sì, ci siamo divertiti e soprattutto grazie a nome di tutto il nostro gruppo per averci così prestato la tua canzone. È un piacere sempre sentirla. Bene, molto grazie bene. Mille ancora. Rimani lì, perché noi non abbiamo ancora finito, si deve giocare. Sigla.